Introspezione regressiva. Grazie. Ho ricevuto questa mattina il seguente messaggio da un'amica facente parte del gruppo che preferisce restare anonima per via del risultato della seduta di ipnosi regressiva di ieri sera. Grazie. Questa notte ho fatto dei sogni che credo siano collegati alla seduta regressiva di ieri sera. Questa mattina mi sento diversa, mi sembra di essere un'altra persona, più consapevole, più sicura di me, più consapevole del ruolo di madre e di donna. Non capisco ancora cosa sia accaduto, ma volevo ringraziarti per lo stupendo viaggio. Non mi oso raccontare nel gruppo quello che ho rivissuto, ma vorrei lo facessi tu al posto mio, usando le parole più adatte per condividere con tutti la mia esperienza. Mi auguro che nei prossimi incontri di poter andare ancora più indietro per scoprire chi sono realmente e il perché. Ancora grazie. Non aveva mai fatto alcun tipo di rilassamento e dovetti applicare la tecnica completa per aiutarla a raggiungere quello stadio mentale adatto al viaggio dentro se stessa. All'inizio non riusciva a rimanere nel livello profondo per via di alcuni blocchi dovuti essenzialmente alla paura di mettere in luce alcune esperienze che il suo inconscio aveva nascosto, per non minare la considerazione che lei aveva di sé. Dopo vari tentativi, finalmente è tornata indietro nel tempo e ha rivissuto quell'esperienza che ormai aveva dimenticato a livello cosciente. Era stata in un collegio gestito dalle suore nella sua prima infanzia. La paura di essere stata abbandonata dai genitori. La madre rimasta vedova l'andava a trovare raramente. Mai una carezza, mai un abbraccio. Si sentiva inutile, non amata. Anche nel collegio non era amata. Aveva delle difficoltà a relazionarsi con le altre bambine. Era additata come quella che aveva una madre prostituta. Le suore sfruttavano questo fatto come leva per terrorizzare le altre bambine su come Dio punisce le persone cattive. Poi, un giorno, mi scuso con te, cara amica, e con tutti voi, ma per ora non me la sento di raccontare il seguito. Forse lo farò quando avrò altre conferme.